Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi con Bowser, che siamo stati schiacciati nuovamente da un grandissimo castello. E oggi il castello è atterrato dopo averlo preso a pugni. E a quanto pare Bowser oggi apprenderà probabilmente una nuova abilità, un'abilità che ci sarà molto utile. Ehi tu, curami. Buongiorno signore, come va? Come sa va? 10 monete? Certo, tieni, curami che ne ho bisogno, scemo. E vai, sono curato ora. Vuole comprare qualcosa? Vediamo che cosa c'hai. Questo qua dei bracciali non è male. Voglio tenerlo da parte prima di comprarlo, perché per adesso voglio puntare all'attacco. Però 8% a colpo non è male, anzi, con l'aumentare dei punti vita secondo me ci riguadagniamo. Ma anche questo qua dei colpi fortuna che abbiamo comprato l'altra volta, mica male, eh? Comunque per il momento niente, ti ringrazio. Compri qualcosa? No, ti ho detto. Allora, posso rompere questi ingranaggi? Ovviamente no. Allora, come farò? Seguiamo. C'è un ascensore. Ma guarda un po', stiamo salendo all'interno di questo castello. È enorme questo posto. Allora, ci serve l'abilità e vediamo se me la sblocca già in questo luogo. Visto che è tutto chiuso, tra poco, direi proprio di sì. E questo che cos'è? Ma che libro è? Non c'è scritto niente. Ehi, mi hanno chiuso dentro, cacchio! Ah. Chi osa interrompere la mia requie millenaria? Ma chi sei? Da dove sei sbucato fuori? Mi nomo Kick! Edificai codesta torre nei miei anni talentuosi da inventore! Con chi sto interloquendo? Ma come parli? E non sai chi sono io? Chiedo veria per le mie lacune, ma mi accomiatai anni fa dal mondo. Ormai non sono nient'altro che uno spirito che dimora tra le pagine di un libro. Ma guadagnasti l'accesso alla torre e ne uscisti indenne. Sono atterrito dalla tua abilità. Esatto, hai di fronte Bowser, il famigerato signore del male. Comprendo. Or dunque, anche tu sei qui per risolvere l'annoso enigma dei Bu? Dei Bu? Esattamente, i Bu. Gli esseri meravigliosi che svaniscono appena si pensa di averli visti. E riappaiono appena si crede che siano svaniti. Sono effimeri miraggi come i sogni all'alba. Rimasi affascinato da tale intricato enigma e perpetuai qui le mie ricerche su di essi. Le ricerche furono fruttifere e portarono alla creazione di questo macchinario. Codesta macchina a raggi Bu. Macchina a raggi Bu. La luce di questa macchina permette di vedere l'interno di qualsiasi corpo. Grazie a un apposito laser, la macchina emette le onde invisibili proprio dei Bu. Ti consiglio di provare a posizionarti sulla pedana situata di fronte al raggio della macchina. Va bene, tanto non hai cavo da fare. E ora colpiscila! Mi compiaccio! Premi tosto l'interruttore della macchina. Ecco. Osserva, si vede all'interno del tuo corpo. Oh, che brivido, sono sotto la luce dei riflettori. Sei meravigliato, sbigottito, basito. Questa è solo una delle mirifiche creazioni del genio Yik. È la prima volta che permette a un essere vivente di servirsi dei fenomenali raggi Bu. Sono rimasto notevolmente soddisfatto dal risultato. Ora posso riedere al mio riposo. Servitene senza remore. Wow. Si è accesa una nuova zona, guardate! Laggiù sta succedendo qualcosa, andiamo a vedere! Va bene, andiamo subito! Andiamo all'apparato traslucido! Cos'è questa luce?
Ehi, ora possiamo passare, è incredibile! Sono scomparsi i blocchi, tra cui era scomparso il bruco. La luce esterna cambia l'aspetto di questo posto. Adesso possiamo inseguire il bruco. Andiamo! Verso il primo saggio! Andiamo, Mario! Eccoci qua dall'altra parte. Allora, non mi serve fare un salvataggio per il momento? No, direi di no. Allora, vediamo dei blocchi ovviamente invisibili, ma se io faccio così? Comunque ci posso andare, l'importante è vederli, quindi. Allora, che nemici ci saranno in codesta zona? Oh, ma guarda. Pensavo fosse venuto ad aprirci la porta io. Aspetta, che succede se... Ok, non è successo quello che credevo sarebbe successo, devo essere sincero. Ma porca miseria, ma con un colpo li shot, davvero? Comunque dicevo, pensavo che uno non mi avrebbe colpito e due, pensavo che la luce gli avrebbe fatto qualcosa. E invece... Luigi! Ecco fatto, le ossa si sono spostate. Dunque, allora, qua ci sono dei blocchi invisibili. Io però prima vorrei vedere appunto cosa c'è in giro, che si sa mai. Allora, proseguiamo. Ma nemici in sta zona, qua sicuro bisogna disattivarlo, aspetta. Ah, vedi. Allora, qua non ci arrivo, questo vuol dire che devo fare... il giro. Luigi, ti salvo io. Ok, almeno sappiamo che cosa c'è lì. Allora, iniziamo ad andare prima a prendere quel blocco che magari speravo, boh, in un equipaggiamento, speravo qualcosa di meglio. Non importa. L'importante è poter proseguire. Oh, i pidocchi. Allora, se tanto mi basta così poco per salire di lì, cioè per uccidere sti nemici, tanto meglio per noi, no? Cioè, voglio dire, aver fatto due livelli in più nella zona in cui eravamo con Bowser e ci ha dato tutto sto potenziamento, hai voglia. Allora, il rosso ci fa tornare all'inizio, direi di no. Il verde non sappiamo dove ci fa finire. Questo vuol dire che il giallo, peggio che peggio, giusto? Non possiamo andarci, va bene. Andiamo nel verde? Non possiamo andare nel verde. Proseguiamo. Attento, Luigi! Vabbè. Perfetto. Iniziamo almeno a caricarlo, poi vediamo se ci serve a qualcosa. E vai, si è diviso. No! Ok, vabbè, non importa. L'importante a questo punto è ricordarsi quale lancia prima e quale lancia dopo. Ma dite che la moneta... Ok, devo farla diventare visibile. Non che ci importi qualcosa, immagino. Allora, iniziamo un attimo. Ecco, esatto. Ah, no! Wow, per aver preso cosa? Una decina di monete, tutta sta pantomima? Ma dite che appare succede qualcosa? Io dico di no, quindi proseguiamo. Eccolo lì, il bruchino! Si è rintanato lì, Luigi, dobbiamo andare! Allora, iniziamo un attimo... C'è un vecchio detto tra noi e Moglobin sulla grossa sagoma della stella qua sotto. Quando la luce splendente scorre nella stella luminosa, nascono nuovi frammenti. Wow. Scusami, non volevo colpirti di nuovo. Quindi, ipotizzo che tu sia quello di salvataggio. Opinion Globin, se ottieni un grosso frammento che sembra creato semblando dei triangoli, prova a infilarlo nel varco qua. Ok, grazie. Vedrai che sorpresa. Immagino. Oh, sì. Allora, aspetta. Iniziamo prima a visitare questa zona. Poi decidiamo. Allora, qui c'è un pezzo. Parababarababam.
Hai preso il primo tassello, 1 su 9. Poi vediamo se ce ne sono altri. Qua c'è un blocco di salvataggio. Allora, io farei ovviamente così. Prima prendiamo i pezzi, salviamo e poi andiamo al combattimento, come abbiamo sempre fatto. Pensavo fosse un bottone da premere, usciva da lì. Allora, calmi tutti. Anzi, c'è nulla? Sì, c'è una piattaforma che ci porta di qua, perfetto. Dobbiamo ricordarcelo probabilmente tra poco. Non succede niente. Grazie di trovare qualcosa prima di riprovare. Grazie. No, non ci passi. E immagino che il primo pezzo qui non possiamo farlo. Va bene, andiamo negli altri pezzi e vediamo se riusciamo a passare prima. Dove dobbiamo andare? Di qua? Sì, credo di aver sentito... Oh, un rumore. Perfetto, allora. Ok, ok, ho capito. Perfetto. Dai, risalite tutti e due. No, sono un cretino. Ecco fatto, proseguiamo. Allora, anche questo è invisibile. Però questo scommetto che ci porta dall'altra parte, vero? Let's go! Oh, i pidocchi. Probabilmente si divideranno. Minchia, che colpo di fortuna. Madonna mia. Allora, ecco fatto. Basta seguire uno. Madonna, tutto colpo fortunato oggi. Solo dov'è il uno dei due colori. Poi lo segui e vedi dove devi andare. Allora, tu vieni qua. Vieni qua. No! Stavo saltando. Questi resistono, è incredibile. Non è un colpo fortunato, però. Ti sta bene, cretino. Ok, che tra l'altro era uno di quelli veloci e ci è apparso quello forte. Allora, voi vi spostate in alto e in basso, quindi, tu ti sposti a destra e a sinistra. Proviamo adesso. Ecco, fatto, allora. Uno. Di qua c'è qualcosa? Direi di no. Qua c'è una moneta. Allora, dobbiamo arrivare qui. Prima però vorrei arrivare da quella parte, ma non ci arriveremo. Dobbiamo aspettare che lui si sposta più... Ah no, beh, si sposta lui. Ecco fatto. Allora, iniziamo. Evitando qualunque sia quella sputata. Che è una scatarrata schifosa di una pianta. Allora... Perfetto. Ah, vedo che sei resistente. Non abbastanza. 140. Beh, gli schifini che erano in mezzo ai campi facevano più punti esperienza. Allora, aspetta. Ok, proseguiamo da questo lato, allora. Iniziamo da qui. Perfetto. Ah, ma guarda un po'. Abbiamo trovato un guscio. Ma com'è già finito qua dentro? Non ne ho idea. Allora, aspetta. No! Ah, vabbè. Bel colpo. Allora, ti sta bene. Sei il più problematico dei due, allora, vedo. Quello ci avrebbe tirato probabilmente un bel pugno. Però quello veloce è più fastidioso. Allora, noi dobbiamo arrivare qui, prenderci il guscio e schiacciare il brufolino all'interno del corpo di Bowser. Ecco fatto. Allora, aspetta. Facciamolo arrivare di qua. Perfetto. Ma poi, veramente, come c'è arrivato il guscio qua dentro? Se l'è mangiato? Quando l'ha aspirato? Vediamo se c'è qualcosa da questo lato prima. Certo che c'è qualcosa, un fungo vita. Vabbè. Niente di eccezionale, ma di sicuro non ci fa schifo. Allora, andiamo a prendere
il vortice. Ecco fatto. Dai, che arriviamo molto presto dal bruchino. E la prima parte della stella è stata attivata. Oh, ma guarda, una pedana. Molto comodo. Super fungo e niente più. Torniamo indietro. E allora, il primo pezzo è andato. Il problema è che adesso a noi quel pezzo lì non ci serve. Ci serve questo qua, perché dobbiamo attivare un cristallo che faccia tutti e due i pezzi. Allora, di qua è chiuso. Proseguiamo di qua. Tu che cosa hai da dirci? Questa parete è un muro lucente. Quando viene illuminato lascia intravedere il suolo. Però è facile lasciarsi confondere da una... Però è facile lasciarsi confondere da una luce troppo forte e non capire più dove ci si trova. A volte è utile spegnere la luce e controllare la propria posizione. Allora, noi vediamo dove andiamo. Almeno quello è utile. Siete in tanti, vedo, Aia. Allora, inizierei... Facciamo così. Li eliminiamo tutti in una botta sola, se riusciamo. Yuhuu! Ok. Certo che i colpi fortunati qua, mamma mia. Un oggetto solo abbiamo preso e stiamo già facendo un casino assurdo. Allora, proviamo a salire qua sopra. Oh, ma guarda, un blocco. E niente più, ok. Qua ce n'è un altro. Perfetto. Ma poi sta parete di cristallo assurda. Che diavolo ci fa nel corpo di Bowser? Boh, vabbè. Ma scusami, ma io posso saltare sulle piattaforme? Io pensavo che... Vabbè, guarda. Fungo vita. Pensavo di dover farmi tutto il percorso, di non poter tagliare nulla, invece qua non c'è niente, peccato. Allora, di qua finiamo per cadere, di sicuro. Ma anche di qua, Esatto, lo sapevo. Allora, riproviamo invece da questa zona. Probabilmente c'è un'uscita. Bastava... Luigi! Andare dall'altra parte del muro. Ok, aspetta. Ecco, fatto. Perfetto, allora. Vediamo di nuovo dove stiamo andando. Preso. In realtà non mi serviva, però, sai. Quasi quasi, guarda, giusto per usarlo. Ecco fatto. Chissà se posso avere più stelle in una battaglia sola. I colpi fortunati purtroppo ci mangiano via i fantastici. Ecco fatto. Facile. Vabbè, basta un colpo, voglio dire. Fate schifo. Pam 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 pam. Vabbè, non è molto, però meglio di nulla, dai, almeno l'abbiamo usato. Allora, di qua si prosegue? Sì. Io voglio vedere prima, allora, cosa c'è in queste zone. Allora, state raccogliendo... Sì, mi spiace, ma i tasselli non si vedono. Non sono segnalati, dovete sfruttare la vostra esperienza e il vostro intuito per trovarli. Credo che qua vicino ci sia un blocco del genere. Buona ricerca. Ma nel senso che è invisibile, questo mi stai dicendo tu? Ah, vedi? No, però c'era una tuta eroe. Allora, vediamo la tuta eroe. Che tanto... 130 di difesa contro... 131 di difesa. La tuta lotta per il momento dà un boost di attacco anche a Luigi, quindi per adesso la diamo a Mario. Andiamo di qua, se il tizio ci ha detto che forse in questa zona c'era qualcosa, vuol dire che... Eh certo, io sono scemo, Ah, ma tu rimani lì, Bravo. Tunk! Ci sta bene, cretino. Allora, iniziamo dalla pianta, che mi sembra
quella più fastidiosa dei tre. Ecco fatto. Ma dai, è diventato scudo. Perfetto. Complimenti, Luigi. E ci manca poco per salire di livello. Poco poco. Pochino. Ma chi caca? Guarda un po'. Ed ecco qua il pezzo che ci serviva. Quello che nell'altro blocco richiedeva un pezzo per aprirsi. Solo che adesso non mi ricordo in quale zona era. Allora, iniziamo ad andare anche sopra. Vediamo se c'è qualcosa. Ah, no, mi sa che era la stessa zona, solo che passavamo dalla parte alta. Va bene. Oh, Dio. Vabbè, 5. Anche se va veloce ce la posso fare. Allora, riproviamoci. È peggio quando va piano, quindi... voglio dire, 4 tasselli e ne abbiamo in saccoccia 5. Ce ne mancano altri 5. Proseguiamo. Allora, questo l'abbiamo già attivato. Attiviamo lo shortcut, che non penso ci serva per il momento. Penso che ci servirebbe nel caso dimenticassimo qualcosa, ma cercherò di non dimenticarmi nulla. Cercherò di non dimenticare nulla. Allora, e ora si attiva il cristallone. Questo vuol dire che dobbiamo scendere o qua o di là. Non mi ricordo. Tan tan tan. Potrebbe tornare utile. Non mi ricordo se era qua o dall'altra parte. No, era di sopra addirittura. Porca miseria. Ecco a te. Che poi, boh, vabbè. Altra zona in cui siamo fermi, immagino, eh. Ah, pensavo ci fosse qualcosa io, boh, vabbè. Immagino di doverle avvitare e basta queste. Oh no, abbiamo colpito un nervo. Ma certo, se lo fate ruotare si infila nel foro. Segue lo stesso principio di una trivella. Mi ricorda qualcosa. Luigi, te la ricordi quell'abilità? La usavamo per trovare i fagioli. Ah, potrebbe essere utile. È vero, sfruttiamola. Dunque, premi R per cambiare azione. Premi B così che Luigi possa salire sopra Mario, eh. Adesso basta premere di nuovo B e... ho capito, così vi infilate nel terreno come una trivella. E potete anche spostarvi per passare in spazi ristretti e o tra le sbarre. Almeno guardatevi attorno prima di saltare fuori. Va bene. Però con questa trivella gemella potete anche fare altro. Usatela quando trovate degli strani segni sul suolo. Vi sarà certamente utile. Dove sta andando? Oh, ci ha aperto il passaggio. Incredibile, Luigi. Andiamo. Andiamo, Mario. Finalmente possiamo passare. Però una volta passavamo nel terreno. Qua fa un po' schifo. Fa un po' schifo passare dentro il corpo di qualcuno. Effettivamente non deve essere un bel vedere, eh. No! Dai! Non è giusto! È perché ha cambiato aspetto. Oh no! Volevo fare fantastico. Bravissimo Gigi, doppio colpo fortuna. Ecco fatto. Perfetto, così lo sfruttiamo. È vero, ottenere fantastici non sempre è facile. Però quella volta che lo ottieni, soprattutto adesso che abbiamo questa combinazione di spilla che ci dà una percentuale in più di punti esperienza e di soldi, voglio dire, quando ce l'abbiamo la sfruttiamo. Ah, per poco. Bravo Gigi. Ecco qua. Ecco fatto, facile. Bravissimi tutti e due. Ma sì, usiamola. Ascolta, tanto in questo momento di punti esperienza comunque ne prendiamo pochi. Tanto vale guadagnarci quel pochino in più e
anche di soldi ci guadagniamo una mancettina in più. Livello 22, eh? Non male. Preso. Dai, andata bene. Ogni tanto l'ho detto, i punti azione bisogna anche aumentare quelli. Luigi, beh, se riusciamo aumento anche a lui. Arriviamo a 40 per tutti e due. Preso. Dai, è andata bene. 41. Non male. Luigi però a livello di baffi è messo molto meglio rispetto a Mario. È incredibile. Allora, questo ce lo disattiva, va bene. Così possiamo ritornare qui, perfetto. Abbiamo imparato una nuova abilità, Luigi, è incredibile. Non si smette mai di imparare. E allora sfruttiamola già al meglio. Tu che hai da dire? Emoglobine, hanno sempre avuto dei dubbi sugli strani segni sul suolo. Cosa succede se vi infilate dentro e balzate fuori in corrispondenza dei segni? Ci sono dei segni strani che brillano qua e là sul pavimento. Vale la pena provarli. E allora, oh, ma guarda, fungo vita, fungo speciale, fungo vita. E fammi indovinare, fungo attacco, fungo speciale, vabbè. No. Ok, però a questo momento la cosa qui dei fantasmi non ci serve più a nulla al momento. Abbiamo imparato una nuova abilità e adesso sfruttiamo solo quella, come al solito. Vabbè, guarda, non importa. Ti sarebbe piaciuto, scemo? Oh, i pidocchi. Allora, ovviamente quando ci sono pochi nemici non ne vale neanche la pena sfruttarlo. Almeno dai tre in su. Dai tre nemici in su la sfruttiamo la spilla. Quando ce ne sono due, a meno che non sai già che ti danno tanti punti esperienza. Tanti punti esperienza, dicevo, non ne vale la pena. Perfetto, bravo Gigio. Ottimo, sempre col tempismo giusto. Bravi. Oh, quei bei colpi fortunati mi fanno bello che felice. Ma veramente tanto. C'è un altro. Oh, aspetta, giusto. Ricordiamoci di guardare sul terreno. Se vediamo qualcosa che luccica, è da prendere. A proposito, scusami un attimo, sti tubi non servono a nulla, vero? Sì, sono solo, credo, sono solo dei tubi dove c'erano le piante, niente più. Ed ecco qua un altro frammento. E adesso è un tre pezzi. Sblocchiamo il passaggio e prendiamo una moneta. Wow. Ecco qua. Disattiviamo, che così non droppa il pezzo della stella. Ce ne mancano solo due di pezzi e la via si libererà finalmente. Allora, qua è chiuso giustamente. Dobbiamo ricordarci di guardare sempre il terreno. Dobbiamo vedere se ci sono dei funghi, cioè dei fagioli. Ecco fatto. Oh, i pidocchi. Ovviamente andiamo subito da quello veloce. Perfetto. Tanto questi, se vogliono, si dividono. Il problema è che quello veloce, esatto, quello veloce è fastidioso. Allora, ecco fatto, semplice. Ma dai, che palle ucciderli con un colpo. Vabbè, da un certo punto di vista è anche soddisfacente, però in alcune battaglie dici vabbè, ma almeno fammi divertire. Appunto. Anche solo per riempire la barra, voglio dire. E guarda un po'. Allora, il verde. Ah, troppo tardi. Vabbè. Almeno mi discolpo uccidendoti. È un super fungo. Vabbè. Forse saliamo di livello. Forse saliamo di livello di nuovo. Non sarebbe male, vero? Wow, 50 monete. E finalmente dei blocchi blu. Ok.
Allora, dov'è il 2? Ma dai. Ah, vabbè. Vanno a caso. Dov'è il 4? È lì, perfetto. Allora, 1, 2, 3, 4. Ah, no, stupido, non ho visto dove era il 5 perché era coperto dai miei tasti. Ah, dannazione, allora. Vabbè, questo è facilissimo, proprio a prova di bambino stupido. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Complimenti. Allora, aspetta un attimo. C'è nulla da questo lato? Sì che c'è. Oh no, ho sbagliato. Volevo fare così, ho sbagliato tasto. Super funghi, va bene, non ci fanno schifo neanche al momento. Dai. Ecco fatto. Ok, si prosegue. Dannazione. Non me lo potevi dire prima. Ma è colpa mia che l'ho dato per scontato che non servisse. Dannazione. Dai, dammi quel pezzo. Ecco fatto, grazie. Che poi mi è andata di culo, perché se adesso noi andavamo dall'altra parte, ottenevamo 4 pezzi invece che 3, e di conseguenza non credo avrei potuto attivare questa zona. Questa porta che adesso andiamo a visitare. Che magari c'ha dentro solo un oggetto, può essere, però magari è un oggetto utile. Guarda un po'. Io tra l'altro non stavo più guardando per terra, ma non mi sembra di aver visto niente di luccicante, credo. Una stellamella. Vedi? Appena detto, appena apparsi. Ho scarpe speciali e un fagiolo speciale, credo. È successo tutto troppo in fretta. Allora, fammi indovinare, le scarpe ci aumentano i punti speciali? No, attacco speciale 10% in più di danno. Che al momento non è granché, ma con il senno del poi vedrai che... Allora, se io adesso avessi attivato l'altra parte, questa zona non potevamo attivarla. Ma anche solo per i fagioli, neanche dici tanto per l'oggetto, che sì, sarà utile. Ma più avanti, non al momento. Cioè, potrebbe essere anche utile adesso, ma fidatevi che sarebbe meglio quando avremo molti più punti e appunto più attacchi speciali. Soprattutto attacchi speciali molto più forti. A sto punto, guarda, me lo prendo, ma giusto per sicurezza. Ecco qua. E ora proseguiamo. Di qua ovviamente è chiuso e noi scendiamo. Allora, eravamo un attimo in trappola qui, Vabbè che, come ho detto, potrei anche non colpirli prima, che tanto vincerei lo stesso. Li ucciderei comunque. Però, sai, anche solo per soddisfazione lo faccio. Bravo. Vieni di qua. Bravissimo, Gigi. Pensavo di aver sbagliato il tempo. Ha! Ormai sono più veloce di te. Però non lo sfrutto adesso, perché sono solo 2. Lo sfruttiamo appena saranno 3 i nemici. E guarda un po', qui è bloccato. No, immagino di no. Allora, zona per Mini Mario. Che... Allora, andiamo pianino, perché non si sa mai se c'è qualcosa, esatto. Ma dai. Oh. 5? No, 4 ovviamente. L'ultimo pezzo lo troveremo nascosto. Allora, il primo tassello. Ho sbagliato salto. No, beh, in realtà mi è andata bene. Il secondo tassello. Super sciroppo. 50 monete. No, di più. No, erano 50 o 60. Boh, non ho contato bene. Allora,
Uno è là nel mezzo e uno è proprio qui. Perfetto, grazie. Sai che cosa vuol dire che... Ecco, appunto. Dovrò rifarmi la discesa per risalire solo per andare dall'altra parte ora. Allora, ecco qua. E io come ci arrivo lì? Ah, guarda perché... Esatto. Ogni salto vale due fila, quindi basta andare qua sotto. Ecco fatto. Zaccate. Che schifo. Tutto gelatinoso, tutto bleb. Aspetta, bravo. E ora possiamo tornare da Gigi. Ritrasformiamoci e saliamo di sopra. Attiviamo anche questo che non si sa mai, va? Ecco qua la pedana, infatti. Allora, aspetta che si sta mai. Ok, LMM. Quindi, ultimo frammento deve essere qua. Perfetto. Allora, qual è il nuovo attacco che abbiamo ottenuto? Il... L'attacco della palla. Non è male, ma è tanto meglio il baril cannone. È un po' più utile. No, grazie. È un po' più utile il baril cannone perché è più facile fare colpi fortunati con appunto l'oggetto che ci aumenta la fortuna o con la fortuna alta. Detto questo, l'ultimo frammento della stella è stato attivato e noi possiamo finalmente uscire da queste zone. Aspetta Gigi. Prima oggetto. Calze officinali. Vediamo le calze che cosa fanno. Recuperi PV ogni turno. 4 PV. Un po' poco, eh. Tanto meglio la percentuale, perché hai 40 HP, guadagni 4 HP. Hai 100 HP, guadagni 10 HP. La percentuale... Col 10% questo. La percentuale è un attimo migliore. Ma anche solo che hai 100 HP come ce l'abbiamo adesso, con il 5%, che è poco, ma col 5% otterremo 5 HP, che sono anche solo di uno più alto di quello. Sempre ragionare in questi canoni. Prendiamo l'ultimo pezzo del frammento e... Ecco fatto. Ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.